Marco Castoldi, in arte Morgan, è a processo per stalking e diffamazione. A denunciarlo è stata l'ex fidanzata Angelica Schiatti, la quale ha presentato querela nel 2020. L'udienza preliminare è stata celebrata soltanto il 10 ottobre 2023. La prossima invece si svolgerà il 13 settembre 2024. Dalle carte del processo si evince che l'uomo non ha soltanto insultato e minacciato. Quanto scoperto dagli inquirenti ha evidenziato un quadro molto più preoccupante e inquietante. I due si sono conosciuti nel 2014 e hanno avuto una breve frequentazione. Nel 2019 si sono incontrati nuovamente e hanno iniziato una relazione che è stata chiusa dopo 3 mesi. Nel 2020 Schiatti lo ha denunciato e ha ottenuto l'attivazione del codice rosso. Morgan ha continuato a inviarle messaggi e l'avrebbe poi minacciata di pubblicare video erotici. Ha infatti scritto in una chat di gruppo chiamata In Arte Morgan. L'uomo avrebbe inviato una foto dell'ex nuda. Un membro del gruppo gli ha fatto notare che potrebbe essere un reato, ma il cantante non ha mostrato molta preoccupazione. Ma le minacce non sembrerebbero essere cessate. L'uomo ha prima contattato la madre della donna, accusandola di averla manipolata, e poi alcune amiche di lei. Nel frattempo Schiatti ha iniziato una relazione con il cantante Calcutta. Nel 2021 Morgan avrebbe quindi assoldato 2 ragazze per pedinare la nuova coppia. Avrebbero anche mandato una foto dell'abitazione. Morgan avrebbe poi contattato su Telegram proprio Calcutta, minacciandolo. Ha poi affittato una casa a pochi metri di distanza dall'abitazione dell'ex. Nonostante questo, non è mai stato emesso un divieto di avvicinamento. Ora sembrerebbe che i legali del cantautore stiano cercando un accordo con la difesa dell'ex. Dopo le accuse di stalking e diffamazione contro Morgan da parte di Angelica, portate alla luce da Selvaggia Lucarelli, sono in tante e tanti le artiste e gli artisti che stanno esprimendo la propria solidarietà alla cantautrice, a partire dal suo compagno Calcutta, che in alcuni post ha parlato di come la vita sua e di Angelica sia stata modificata più di quanto si possa immaginare, e dopo la minaccia di boicottaggio alla Warner e ai suoi artisti, con cui aveva minacciato di interrompere qualsiasi collaborazione futura, la stessa etichetta ha preso le distanze dal suo artista in una nota. Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l'artista Morgan, lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi. Nel post di commento alla vicenda, Angelica ha ringraziato per l'affetto ricevuto, sottolineando che dopo 4 anni di silenzio avrebbe continuato su questa linea, sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani, aggiungendo però una stoccata alle istituzioni che l'hanno lasciata sola. Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola. Un post che è stato ripreso e commentato da tante colleghe e tanti colleghi, ma nella notte, con un messaggio condiviso su Instagram, Morgan ha rotto il silenzio. Bestie violente e misantropi, untori e boia, siano dalla parte di starfucker e mafiosi, esseri umani, persone civili, non violenti, persone dotate di anima, stiano con me. Nessuna guerra ai mostri, però, mi raccomando. I mostri hanno un dispositivo di autopunizione, quindi non dovremo fare nulla. Oggi piacciono i mostri. Se il mostro fossi io, vi piacerei. Io non vi piaccio, perché gli angeli non piacciono ai mostri.